Dopo 4 decenni è finito l'embargo che ha coinvolto l'Iran e questo apre tutta un'altra serie di opportunità per le imprese aretine. Se ne è parlato nella sede di Arezzo della Confindustria Toscana del Sud per iniziativa della stessa Confindustria e di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'Iran è un paese molto importante, anche storicamente la presenza italiana è stata molto forte, nel passato è al centro di un'area molto vasta che ha 400 milioni di potenziali consumatori, il paese stesso ha 80 e passa milioni di potenziali consumatori e quindi per le imprese italiane è un mercato che si apre estremamente interessante. La situazione interna è tranquilla, diciamo il regime iraniano e le istituzioni iraniane sono stabili, le ultime elezioni rafforzano l'attuale presidenza dell'Iran e quindi diciamo che non ci sono problemi. Qualche problema è da tenere presente per le aziende che lavorano con gli Stati Uniti d'America perché non tutte le sanzioni americane sono state tolte. Un paese che ha sempre privilegiato il rapporto e l'interscambio con il nostro paese, un paese importante, un paese ricco di, sappiamo, di greggio ma anche di cultura e di tradizione, cose che si sposano sicuramente in maniera forte con la nostra tradizione italiana. Abbiamo sentito che il mercato dell'Iran può essere uno dei mercati del futuro. C'è un settore in particolare o più settori che potrebbero essere più favoriti di altri? Ma noi abbiamo ricevuto un enorme numero di richieste per settori tradizionali quale l'oil and gas, l'acciaio, il petrolchimico, ma vediamo una grande attività nell'agroalimentare, nel sanitario e nelle infrastrutture che prima delle sanzioni non avevamo mai visto.